Salve, questo è Electric e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi mi accompagnerete a fare un tatuaggio. Sì, perché vado a farmi un tatuaggio che ho deciso anche abbastanza recentemente, un po' all'improvviso, vi faccio vedere. Ho fatto qui delle prove con dei font e delle scritte perché sì, questa volta mi tatuo una scritta. Ho già due tatuaggi qui, sono due disegni. Questa volta vado per la scritta. La scritta è Do More, ovvero fai di più, e l'ho fatta nello stesso stile del logo Electric, di cui potete acquistare le magliette, link in descrizione. Ma adesso bando alle ciance, andiamo! Già, cioè questo mi sa che è troppo grande. Te posso assicurare che così è una cosa, quando faccio lo stencil è un'altra, perché il fatto che ci sia il pezzo bianco te un po' ti inganna su come potrebbe apparire sulla pelle. Allora, qui ho finito, ormai plastificato, Leftorium Tattoo Materica con Marco. Venite. E allora, a parte questo look da casa, il mio semplice tatuaggio non rende giustizia a Marco come tatuatore, però mio fratello è un espositore ambulante del suo lavoro, perché ha le braccia tappezzate di tatuaggi fatti da lui. Molti sono miei disegni che lui stesso ha tatuato su mio fratello, quindi per far capire la sua bravura faccio vedere quelli piuttosto che il mio semplice tatuaggio. Certo, io me ne farò altri. A proposito, oggi esce Monster Hunter! Vedrete video anche su quel gioco. Ma adesso vediamo i tatuaggi addosso a mio fratello, Di Marco. Ma cos'è tutto questo ben di Dio, se? Papà. Questa è tutta roba di casa? Sì. Non
vedi, oh. Una frittata al tartufo, asparagi. Qualcuno vuole vedere il tatuaggio? Appena fatto, appena visto che c'è un po' troppo nero, si è allarmata questa persona. Ma mi guarda con quella faccia. Ah, è piccola. Ah, è piccola. Vuole scogliere il tippeo? Esatto. Carina. Su YouTube, no. Con tutti gli altri? No! Sì. Ti un attimo, la devo dire qualcosa alla telecamera, a loro. Tu mi fai scordare quello che dovevo dire? Allora, sarò sincero per chi se lo chiede. Non è un piacere. Non è come quando ti sdrai e ti fanno un massaggio. Non sono un tipo che, in genere, sopporta i dolori alla grande, ok? Una soglia del dolore, non dico bassa, secondo me nella media. Un tatuaggio fa male. Ne ho due qua e un terzo adesso qui. E il mio obiettivo sarebbe quello di farne altri, ma sinceramente ogni volta che ne faccio uno mi ricorda che fa male al punto da togliermi la voglia di farmene un altro. Quindi per i prossimi barra prossimo passerà un po' di tempo, a meno che non mi vengano idee geniali, che ce l'ho, ma ne parleremo poi. Per ora, oggi c'è una cena particolare. Salve! Per concludere questo video, cosa faremo? Beh, abbiamo iniziato nell'ultimo episodio di Peo a fare le foto con le Polaroid e metterle nel rispettivo album della serie Peo. Abbiamo preso appositamente per questo motivo. Ma prima di fare la foto al tatuaggio, che eccolo qua dopo alcuni giorni, sono passati 5 giorni... boh? Perdo la cognizione del tempo. Sarà l'attesa per Monster Hunter. Stavo dicendo, però, prima di fare la foto a questo tatuaggio dobbiamo recuperare almeno alcune degli episodi scorsi. Il primo episodio di Peo era Vita da cani, quindi dobbiamo fare una foto a Kirk con la Polaroid. Iniziamo da questa. Dov'è Kirk? Quindi ecco qui il risultato, zoomiamo per farlo vedere. Mi sembra davvero un'ottima foto. Il secondo episodio di Peo era seistitico, ovvero un episodio basato sulle vostre domande, che ne dovremo rifare un altro prima o poi. A che cosa faccio la foto di questo però? Lo so, andiamo a fare una foto. Cosa di meglio per la parola sei estetico se non del water stesso? Dunque, il terzo video della serie Peo era a proposito dei vaccini e dei panini. Ma siccome non posso fare adesso la foto a un vaccino, la posso fare a quel mitico panino col burro d'arachidi e marmellata che ho fatto in quell'episodio. Non so se l'ho detto in quell'episodio, ma quel panino mi è stato suggerito proprio da Karen, l'Allabi, e che adesso adoro quel panino, con tutto il cuore. Quindi me lo faccio volentieri, anche se è ora di cena. Lo abbino al riso e le lenticchie, burro d'arachidi e marmellata, hai capito? Questa è la foto più deliziosa del mondo. Bene, abbiamo recuperato 3 foto degli episodi precedenti, le andiamo ad attaccare in ufficio e facciamo come ultima foto la foto del tatuaggio, che qui non dovrebbe venire male, proprio su questo tavolo. Non sembra essere venuto un granché, mi sa che l'ho preso proprio storto. Ho appena sprecato un foglio dal prezzo di 1 euro. Porca zozza. Non la migliore delle foto, ma è un po' più centrata dell'ultima. Una ha totalmente l'inquadratura sbagliata e l'altra è venuta con troppo riflesso, ma siccome ognuna di queste foto, ripeto, costa 1 euro, perché sono 20 euro 20 fogli, beh signori, tengo questa e via. 4 foto che andiamo a attaccare in ufficio. Quando? Beh, ora. È un po' che non faccio una transizione figa a rotazione, quindi... こんにちは。
Bene, abbiamo qui le nostre belle foto. Apriamo il nostro album. Andiamo ad attaccare la prima fotina. Eccola qua, carina e piccolina. Peo 01, vita da cani. Primo episodio di Peo che ha come protagonisti Kirk e Zelda. Cioè che ha Kirk e Zelda come protagonisti. Seconda foto, eccola qui, Peo 02. Sei stitico? Episodio incentrato sulle domande di persone esclusivamente belle. Ma proprio belle, ovvero voi. Prossima, Peo 3. Vaccini, vaccini e panini. Ci siamo vaccinati con Electric Topi e ho scoperto il panino più buono al mondo. Hai capito? Sì, hai capito. Le altre le recupereremo poi in un prossimo episodio. Adesso andiamo a attaccare l'ultima. Eccolo qua, Peo 09. Nuovo tatuaggio. Mi sono tatuato una scritta che mi deve ricordare e incentivare a fare sempre di più. Do more, bitches! E questo è quanto per questo episodio. Ecco come si vede, carino, eh? Vi piace? È abbastanza carino questo album. Chiudiamo. Bellissimo! Monster Hunter preso, e ho preso anche un joystickino molto carino e sicuramente molto scomodo, che però prezzo abbordabile rispetto ai 70-80 euro di un joystick normale della Play, soprattutto perché a breve mio fratello dovrebbe comprare Dragon Ball o Final Fantasy Dissidia e quindi ci si può giocare insieme, capito? E niente, ultimo saluto, grazie per aver visionato questo video di Peo. Mostrate un bel po' d'amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se vi è piaciuto. Iscriviti se non lo sei e per supportare direttamente il canale puoi acquistare una maglietta, link in descrizione. Ho detto tutto, arrivederci. Questo era Electric. Konnichiwa, kawaii konnichiwa. Arigato konnichiwa, kawaii konnichiwa. Arigato konnichiwa, kawaii konnichiwa. Arigato konnichiwa, kawaii konnichiwa. Konnichiwa.